Ebbene, bene, bene, so che siete lì, segno dei gemelli, che in attesa di sapere che cosa accadrà nel 2014. Ebbene, la nostra maga Antonella ci svela già qualcosa in anteprima. Naturalmente credeteci, ma poi verificate da voi, insomma, è semplicemente, sono semplicemente delle indicazioni che noi vi diamo. Allora, il segno dei gemelli vanno dal 22 maggio al 21 giugno ed è un segno molto irrequieto, ragionano molto rapidamente, sono troppo impazienti di conoscere tutto e in fretta. Possiedono un'ottima dialettica che spesso li aiuta a mascherare i propri difetti e carenze. Andiamo poi nel dettaglio dell'oroscopo 2014. L'estate sarà la vostra stagione, quindi questa è una cosa molto positiva. Incontri mozzafiato e passioni non finiranno di sorprendervi. I viaggi saranno pieni di flirt e incontrerete il partner giusto. Spiderina gemelli, quindi mi raccomando, programmate bene il vostro viaggio quest'estate. Poi, dal punto di vista professionale invece, molte situazioni professionali in sospeso dall'anno scorso si chiuderanno favorevolmente. Ottime novità arriveranno da fuori. Un contatto con l'estero potrebbe farvi cambiare tipologia di lavoro. Poi abbiamo un'altra cosa, per i giovani si aprono nuovi e importanti scenari. Quindi il gemelli è un segno, possiamo dire, positivo per questo anno. Molto positivo, sia dal punto di vista quindi dell'amore che dal punto di vista professionale. Ma qualche personaggio famoso? Michele Zarrillo, Gianna Nannini, Paul McCartney, Alberto Sordi, Marilyn Monroe. E allora, questo è per il segno dei gemelli, proseguiamo con un altro segno. Prima di un'altra piccola pausa, o di un altro piccolo break, è il caso di dire, scusami. Un'altra pubblicità. Ecco, e allora noi abbiamo il segno del cancro, 22 giugno, 22 luglio. Le persone di questo segno sono molto emotive e munite di uno spiccato senso di protezione verso il proprio nucleo familiare, quindi sono persone che tengono molto alla famiglia. È un segno difficile e a volte anche un po' misterioso. I personaggi sono Vecchioni, Max Gazzè, Donatella Rettore, Sabrina Ferilli e Vittorio De Sica. Mentre per quanto riguarda l'oroscopo, dopo un paio d'anni molto complicati, ecco finalmente uno spiraglio nel 2014. Quindi un po' positivo per tutti i segni, devo dire, fino ad ora. Chi Però più chi che meno. Anche il mio sia positivo. Tu che segno sei, Antonio? Capricorno arriva alla fine. Ci vuole buona un'ora di trasmissione. No, no, sì. Saremo brevi, saremo, non vi preoccupate. Noi di break facciamo tutto in un break, ecco, giusto? Brava. Okay. Allora, quindi anche per il segno del cancro sarà un anno abbastanza, diciamo, positivo. Quindi potete fare nuovi progetti e programmi a lungo tempo. Problemi personali e lavorativi lentamente andranno scemando. Quindi insomma, si prospetta qualcosa di positivo da tutti i punti di vista. Preparate i bagagli e prendete subito al volo un'opportunità per l'estero. Quindi viaggiare è molto importante per questo segno. Per l'amore sarà un anno straordinario. Quindi anche per il cancro andate tutto alla grande, ragazzi, non vi preoccupate, perché questo sarà un anno straordinario per tutti noi, io ne sono convinta, me lo ripeto in continuazione così mi convinco ancora di più, sai com'è? Ma prima di passare al segno del leone, andiamo a vedere invece al rifugio di Camilla a che punto siamo con i nostri cuccioli. Li stiamo presentando uno ad uno, quindi mi raccomando, prestate attenzione e soprattutto aprite la porta del vostro cuore, oltre che della vostra casa.